Ma è Dominique che parla? Mi piacciono un sacco i tuoi colori. Con chi sta parlando? Strano. Che morbido. C'è qualcuno in casa e non me ne sono accorto. Così è anche meglio. È rilassante pettinare i capelli. Eccola. Ma non c'è proprio nessuno. Dominique sta parlando da sola. Ehi, Dominique, ma parli da sola? No, sto parlando con Furby. Oh, ma che carino. Cos'è quella creaturina pelosa? Ma parla? È un animaletto misterioso, soffice, colorato e interattivo. Vero, Furby? Nulla troppo intelligente. Grazie. Aspetta, cos'è che ha detto? Ha detto nulla, è così che mi chiama. In modo affettuoso, perché significa amico, nella lingua dei furbi. E poi ha detto che sono intelligente. Grazie. Ah sì, conosco Furby. Ecco, ma i nuovi Furby sono ancora più belli e sanno fare tantissime nuove cose. Uffa, Furby tanto famato. Hai fame? Puoi parlare con loro, loro ti sanno ascoltare e ovviamente sanno risponderti. Cos'è che dici? Scusa Furby, sto cercando di spiegare a Eric. Per questo poco fa parlavo con lui, guarda. Furby? Ciao, ti vuole bene. Oh, anch'io ti voglio bene. Wow. E non solo, Furby sa anche cantare e ballare. Ehi Furby, vai con la musica. Ehi Furby. La 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 la, tutti voglio bene a Furby. Sta ballando con le orecchie. Questa canzone e conosce tantissime canzoni, ascolta. Che canzone è questa, Furby? Super bello, ascolta e tieni il ritmo anche senza il ritornello. Furby a sinistra, Furby ora a destra. Furby può ballare anche senza orchestra. Il rap della pizza, alla grande Tito. Aspetta, ha detto pizza? Senti questo. La pizza è la mia ossessione. Mi piace tanto perché sono un golosone. Wow! Io ne mangio un milione in un sol boccone. Mi piace bianca, rossa ed anche a calzone. Hai ragione. Furby, basta la pasta. Furby, accende il forno. Furby, mangia pizza anche come contorno. Con la Furby fame. Ti piace? Furby funghi sulla furbiciosa. Hey, pizza è favolosa. Scusate. Bravo, bravo, è bellissima, una canzone sulla pizza, perché non ci ho pensato io? Le mie cose preferite, le canzoni, il ballo e la pizza. Grande, sei bravo Furby. Certo, puoi scommetterci. È anche modesto come te Furby. E a quanto pare abbiamo tante cose in comune, mi piace. Sapevo che ti sarebbe piaciuto. Cosa? Ma... Furby! È divertente! Ti piace pettinatura di Furby? Sì, è bellissima! Bel ciuffo! Ulai sa cosa sta facendo! Ma io ho fatto quel ciuffo! Ti stavo pettinando poco fa! Il ritmo di Furby! Sì, ma aspetta Dominique, sto dialogando con Furby! Furby ha dimenticato cosa stava dicendo! Capita anche a me, Furby! Già, hai ragione. Visto, siamo già diventati grandi amici. Hot dog è panino? Sì, è panino. Sono un esperto in cibo. Che carino che sei! Grattini, carezze, carezze, grattini. Ok. Ciao. Tutto chiaro. A proposito, Furby, che fame. Ti va di andare a mangiare qualcosa insieme? Ehi, aspetta un attimo. Veramente io e Furby stavamo già facendo altre cose insieme. Vero, Furby? Sì. E siamo molto impegnati durante questa giornata, quindi non può venire con te. Piuttosto, forse dovresti trovarti un Furby tutto tuo. Cosa? Un Furby tutto mio? In effetti hai ragione. Vado, buon divertimento! Aspetta! Ma dov'è andato così di corsa? Piedi scatenati! Sì, hai ragione!
Andrò in negozio e prenderò un Furby tutto per me. Saremo grandi amici. Bene, siamo rimasti in casa soli. Non ci credo. Sì. No, no, non ci siamo. Ma non preoccuparti, Furby, ci divertiremo. Io ho un'idea geniale. Ho detto che siamo soli in casa. A te piacerebbe avere una casetta tutta tua, pelosa e accogliente? Proprio quello che Furby pensava Unai volesse dire, dai. Ottimo, grande Furby. E allora è proprio quello che faremo. Per costruire la tua casetta dobbiamo prima trovare il posto perfetto. Serve un posticino piccolino come te, ma anche accogliente. Lì nel sottoscala, secondo me è perfetto. Che ne pensi, ti piace? Bene, bene, bene. Decisamente accogliente. E della giusta dimensione per entrarci noi due insieme. Ovviamente per ora è vuota, quindi riempiamola. Cerco qualcosa di colorato, ma anche pelosetto. Vediamo cos'ho. Sono molto pelose queste cose, che ne dici? Unai ha ottimo gusto. Oh, grazie, che dolce. Per prima cosa, sul pavimento, un bel tappeto morbidissimo. Direi che questo è perfetto. Furby? Sì, sì, guarda cosa ho trovato. È un letto perfetto per te. Che ne dici, è comodo? Troppo intelligente. Anche questo è morbidissimo. E adesso vado a prendere qualcos'altro. Giusto, ottima idea. Nel frattempo, ehi Furby, vai con la musica. Unai adoro. Sì, tu. Tu mi capisci. Sì, tu, 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 tu. Furby è tuo amico. Da tu. E tu per Furby sei il migliore degli amici, amicizia per sempre, amici per la pelle. Sempre Nula, sempre. Ed è pronta, finito! Oh, anch'io l'adoro, è bellissima! Voi che ne pensate, ragazzi? Vi piace la nostra stanzetta? Secondo me è ben arredata, ma anche comodissima. Furby ha il suo lettino, mentre io ho dei cuscini, delle coperte. Abbiamo persino una pianta morbidosa. Poi abbiamo una mensola con dei libri, così potremo passare il tempo leggendo. E ho anche dei libri piccolini per te, Furby. Furby sta super bene. Un quadro, dei fiorellini, delle luci. E abbiamo anche la TV, così potremo guardare insieme quello che vogliamo. Che ne pensi, Furby? Ti piace? Anzi, ho un'idea per rendere l'atmosfera ancora più bella. Ehi Furby, spettacolo di luci! Oh, guardate le orecchie di Furby, cambiano colore! E adesso relax. Ho faticato un po' per costruire tutto questo. Cercare le cose, fai sali e scendi dalle scale. Anzi, aspetta. Ehi Furby, rilassiamoci insieme. Fai il respiro profondo e ripeti Furby. Ok. Kara spinge persone a diventare migliori. Ah, è rilassante. Kara centro dell'attenzione di tutta la gente. Kara lascia andare il passato e vive in presente. Ah, mi sento già meglio. Kara ha bellissimo sorriso. Oh, grazie. Visto? Con Furby posso anche rilassarmi. Con suoni dolci e tenere parole. Grazie Furby, sei stato incoraggiante. Ma quanto tempo è passato? Eric non è ancora tornato. Sì, ma manca poco, a momenti sarà sicuramente qui con Furby. E quando arriverà, vorrà sicuramente entrare insieme al suo Furby qui nella nostra stanza. Ma guarda, questa stanza è un po' stretta per tutti e quattro, no? E poi io mi sono impegnata tantissimo per realizzarla. Forse Eric dovrebbe farsi una sua stanza per sé e per il suo Furby. Oh, non so se però sarà capace di farne una bella come la mia. Ho un'idea, Furby, nascondiamoci. Basta avvicinare questo, così. Non si accorgerà tanto presto del nostro posticino. Ehi, Dominique, sono tornato! Anzi, siamo tornati? Eccolo, è arrivato. Parliamo piano. Non facciamoci sentire. Ehi, Dominique, dove sei? Dominique? Devo presentarti qualcuno. Sei ancora sopra? Dominique? Dominique? Dominique?
Dominique, sei qui? No. Micia! Ciao, piccola! Ma li hai visti? Dominique e Furby, dove sono andati? Ho capito. Mi sembra di capire che non lo sai e che vuoi solo le coccole. Ok. Cosa più bello che stare in compagnia? Stare in compagnia e mangiare pizza. Ah, hai ragione, Furby. In effetti è ora di pranzo. E tutti abbiamo capito che a te piace la pizza. Addirittura nella sua collana c'è un pezzo di pizza. Può bastarti? Tieni. Oh, mamma! Furby! Più croccante che mai. Bene. Tieni. Ma che bontà! Uffa! Ma è mai possibile che non mi senta? Sto urlando tantissimo! Aiutami a cercarla anche tu. Ehi, Furby! Ricopione in azione! Di qualcosa a Furby e Furby ripete. Dominique, dove sei? Cucciolo! Furby può ripetere quello che dico e lo fa anche con voci diverse. E adesso chiamiamola! Dominique, dove sei? Dominique! Dominique, dove sei? E adesso dopo il pranzo non senti un po' di stanchezza? Ti va di fare un riposino? Mettiti qui. Furby ha tanto sonno. Furby, troppo sonno. Buonanotte, Furby. Chiudo. Buon riposo, Furby. Sta già russando? Wow, stanchezza. Sì, in effetti è stata una giornata impegnativa. Ma Eric sta continuando a cercarmi. Dovrei dirgli che sono qui? Dominique, dove sei? Dominique, dove sei? Dominique, dove sei? Dominique è uscita! Ma le avevo detto che sarei tornato presto! Non capisco, e adesso dov'è andata? O forse se n'è andata proprio perché non vuole giocare con noi? Che faccio? Ehi, Furby, prevedi il futuro! Furby sfera magica, fai domanda. Furby risponderà sì o no. Dominique tornerà presto? Scuoti Furby per ottenere... Furby dice... Segnali puntano al sì. Oh, quindi pensi di sì? Che è stato? Ai, ho sbattuto. Avete sentito questo rumore? Chi c'è dietro il divano? Micia, sei tu? Dominique, sei qui! Ciao Eric, sei tornato? Ma ti sto chiamando da un sacco di tempo, non mi sentivi? Non saprei, perché mi stavi chiamando? E questo posto invece? Tu ti stavi nascondendo! Hai creato una stanza e l'hai resa segreta! Sì, è la mia stanza, mia e di Furby. E comunque fa piano, sta dormendo, non vedi? Ma è fantastica! Volevi dire nostra stanza! No, che, fammi spazio! Che sto facendo? Oh. No, aspetta! Ma è super accogliente qui dentro! Ecco, l'hai svegliato! Furby vuole ritardare, sveglia. Oh, scusa Furby, ma dato che ormai sei sveglio, ragazzi, vi presento Furby! Oh, che carino! Che bel colore che ha! Michael, la Furby Bear! Oh, bene, anche tu adesso hai un Furby! E questo lettino bellissimo è abbastanza spazioso per entrambi! Ma aspetta, ma... Cosa più bello che stare in compagnia, Furby? Stare in compagnia... Pizza. Visto? È contento di stare in compagnia. E sì, Furby, prenderemo anche la pizza. Oh, Eric, ma veramente? Ma non sono così carini insieme qui dentro! Oh, ma in effetti sono tenerissimi. E quel letto è della dimensione giusta. E brava Dominique, questa stanza è bellissima e anche comoda. Possiamo giocare qui tutti insieme. Veramente non pensavo proprio questo quando l'ho costruita. Però dai, hai ragione Eric. In fondo ci entriamo bene tutti quanti. E più siamo, più ci divertiamo. Quindi da adesso è la nostra stanza segreta. Nostra e dei Furby. Ci divertiremo, vero ragazzi? E allora nel TikTok. Ok
Dai, Micia, anche tu! Adesso non saremo un po' troppi! Anzi, restate un attimo qua, torno subito! Dove vai? Pizza! Pizza per tutti! Wow, davvero? Sì, l'avevo già presa, me l'aveva chiesto Furby! Ottima idea, Eric! Sulla pizza siamo tutti d'accordo! Ecco, che teneri! D'insieme, 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 d'insieme.